Vediamo ora le testimonianze patristiche sul Vangelo di Luca. Questo Vangelo, la cui stesura è legata a quella degli Atti degli Apostoli, come due libri di una sola opera sulle origini cristiane, dello stesso autore, ha come terminus ad quem la prima prigionia di Paolo a Roma tra il 60 e il 63. Così Eusebio, il quale dice, è perciò probabile che Luca abbia scritto gli Atti e quindi il Vangelo, in quel tempo, limitando la sua esposizione al periodo in cui era con Paolo. Analogamente attesta Girolamo e soprattutto Ireneo. Questi scrive: Matteo pubblicò un Vangelo, scritto presso gli ebrei nella loro lingua, mentre Pietro e Paolo predicavano il Vangelo a Roma e fondavano la Chiesa. Dopo la loro partenza, tutto un exodus, Marco, il discepolo e interprete di Pietro, ci tramandò, paradedochen, per iscritto, quello che era stato predicato da Pietro, mentre Luca, il compagno di Paolo, scriveva, Kyrios Somenos, in un libro quello che veniva da lui predicato. Fin qui la citazione. Praticamente il santo usa uno zeugma, ma si riferisce alla partenza del solo Pietro, cosa confermata anche dal prologo antimarcionita del secondo secolo, in cui è dopo l'excessus di solo questo apostolo che Marco scrive, così come ha unificato le loro attività pastorali. Non a caso, dopo la partenza di Pietro, il Vangelo di Marco è detto tramandato, ossia è già pronto, come suggerisce il tempo greco dell'aoristo. Invece Luca sta scrivendo, come suggerisce il participio presente, mentre Paolo predica. In un'azione contemporanea, non solo alla predicazione paolina, evidentemente priva di connessione con una qualunque partenza dell'apostolo degli agenti, ma anche all'atto della pubblicazione del Vangelo di Marco. Ossia, la stesura del Vangelo di Luca è un'azione che al momento della pubblicazione di quello di Marco non è ancora completata. Il che vuol dire che Luca iniziò a lavorare al suo Vangelo dal 46-47 per arrivare evidentemente a pubblicarlo o assieme agli Atti tra il 60 e il 63 o prima, come è più logico immaginarsi. Del resto, la fine repentina degli Atti, come vedremo, mostra chiaramente che entrambi i libri sono stati scritti mentre Paolo era in prigionia, l'ultimo evento narrato, senza neppure raccontare l'esito del suo processo innanzi a Nerone, un periodo in ogni caso di gran lunga anteriore ai primi papiri del Vangelo lucano, e conforme al fatto che nel Vangelo mancano descrizioni precise della caduta di Gerusalemme. Infatti, contrariamente a quanto affermano molti critici, che datano il Vangelo dopo il 70 perché vi vedono riferimenti post evento alla distruzione di Gerusalemme, in realtà questo avvenimento è descritto da Luca in modo diverso sì da Matteo e Marco, ma sempre convenzionale. Non parla di abominio della desolazione come Matteo 24,15 e Marco 13,14 che echeggiano Daniele, ma afferma: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, cosa scontata nell'immagine di una guerra catastrofica, nonché legata alla tradizione del profeta Geremia, ma anche del profeta Zaccaria. Luca, inoltre, in 21,24 spiega la grande tribolazione di Matteo e Marco in questi termini: cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri tra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. Che è un'espressione che pure echeggia il profetismo esilico. Altri particolari descritti da Luca del discorso escatologico di Gesù sono stereotipi che non corrispondono alla storia della caduta di Gerusalemme, come la fuga verso i monti di 21,21, in realtà suggerita dal Signore, ma non profetizzata. Analogamente, non si può considerare una profezia post-evento il brano di 19,43-44, dove Gesù piange sulla città santa dicendo: giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti distruggeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra. Infatti, anche in questo fletus non vi sono elementi particolarmente precisi, né peraltro si può negare per principio la capacità profetica di Cristo, anche perché ancora oggi vi sono profezie. La datazione anteriore al 70 ha altresì conferma nella struttura arcaica del Vangelo lucano, ricca di semitismi concettuali e letterari, che non avrebbero avuto senso dopo la morte della prima generazione cristiana, ossia quella degli apostoli stessi, quando si era esaurita la spinta proselitistica verso i circoncisi. Un altro argomento addotto, senza particolare consistenza, per la datazione bassa del Vangelo di Luca è la sua presunta dipendenza da quella di Marco. Da quello di Marco. Ponendo questo nel 60, si postula che Luca debba essere posteriore al 70, ma non vi è nessun motivo per creare uno scarto di 10 anni tra i due Vangeli, mentre la datazione papiracea e patristica di Marco è del 44-50. Altro mito da sfatare è la presunta ignoranza lucana delle lettere di Paolo.
per cui il Vangelo sarebbe anteriore all'edizione della loro raccolta presupposta dal 90. Il Vangelo Lucano è senz'altro anteriore a quella data, ma l'autore conosceva senz'altro le lettere di Paolo, che circolavano ampiamente e che hanno una teologia affine a quella del Vangelo stesso, che appunto è considerato dipendente dalla predicazione dell'Apostolo delle genti. Vale appena la pena di considerare che tutti questi elementi concordano con la datazione del possibile frammento papiraceo del Vangelo di Luca, il 7Q6 secondo. Questo frammento, che potrebbe essere arrivato a Roma da Roma a Qumran nel secondo lustro degli anni 60 del primo secolo, attesterebbe che il Vangelo esisteva, stile scrittorio alla mano, dal 50-55.